siamo venuti al Lido di Jesolo per scoprire insieme a voi il profondo degli abissi, la vita di alcuni ospiti molto speciali. In fondo al mare. In fondo al mare. Cosa troviamo in queste vasche? Beh, innanzitutto troviamo le bellissime stelle marine, abbiamo i granchietti, abbiamo i paguri, abbiamo gli anemoni. Si può proprio toccare con mano queste bellissime creature, farle toccare i bambini che quindi andranno a casa e avranno qualcosa da raccontare. A me mi è piaciuta la stella marina perché ha tanti belli colori, rosso, arancione, ed è meravigliosa per me. Che cosa ti è piaciuto d'altro? A me è piaciuto quando mi hanno fatto toccare il paguro. Ma i granchi? Sono piaciuti a qualcuno? Io, perché sono bellissime, perché sono arancioni. A me sono piaciute tanto le stelle marine per i loro bei colori e il polipo per la sua timidezza. In an octopus's garden, in the shade. Quando questi ospiti arrivano, vanno direttamente nelle vasche o vengono trattati in qualche modo? Se questi nostri ospiti arrivano direttamente dal nostro centro in Inghilterra, dove vengono preventivamente curati e quarantenati, e arrivano qui a Jesolo e vengono inseriti automaticamente nelle vasche. Nel caso invece arrivino da fornitori esterni, passeranno un periodo di quarantena nelle nostre stanze tecniche per poi essere passati, trasferiti nuovamente nelle vasche principali. Cosa mangiano la maggior parte di questi ospiti? Ospitando dai più piccoli pesci fino agli squali, il menù è tra i più vari. Quindi noi normalmente la sera prima dal congelatore passiamo alla zona frigo tutti gli alimenti da somministrare. Ci sono dai alimenti surgelati microscopici, come può essere un'artemia congelata, fino a pezzi di sgombro o comunque pezzi di tonno e granchi per gli ospiti più grandi. In questa vasca oceanica che cosa troviamo? Pesci molto piccoli, che sono i classici pesci che si trovano sulla barriera corallina, pesci di taglia media, fino poi agli ospiti, diciamo, quelli normalmente che attirano di più l'attenzione in un acquario, che sono gli squali. A chi è piaciuto invece lo squalo? Hanno la pelle ruvida come la carta vetrata. Mi sono piaciuti gli squali tanto. E perché? Boh, squalo chitarra. Com'è? È bello, è anche gigantesco. Voglio restare tutto il giorno in una vasca. La vita del mare è ricreata in modo strepitoso. Quanta acqua, quante varietà di esemplari. L'acquario ospita circa 5.000 esemplari di 100 specie diverse. L'acqua qui è senz'altro tantissima. Diciamo che solo nella vasca oceanica, che è quella più grande di tutto l'acquario, ce ne sono 600.000 litri. Tutte le mattine vengono effettuate delle operazioni di pulizia delle vasche, che vanno dalla banale pulizia del vetro esterno fino all'introduzione di un sub con tanto di muta e bombole proprio anche all'interno delle vasche, per avere la possibilità di pulire il vetro internamente. Sono stati ricreati degli ambienti. Nasce tutto dal concetto, che è quello di far vivere al proprio visitatore un'immersione rimanendo all'asciutto. Quindi da qui nasce l'idea di tematizzare completamente gli spazi, proprio per assicurare un'esperienza il più possibile immersiva e coinvolgente. Ciao casa di Paola! Che carini questi bimbi!